I 61 membri della giuria del European Car of the Year, in rappresentanza di 23 paesi del continente, hanno inserito nuova Peugeot 308 fra le 7 finaliste del prestigioso premio Auto dell'anno 2022, selezionata fra 39 modelli candidati. È la quinta volta che il brand Peugeot entra nella fase finale, questa volta con una vettura che adotta il nuovo logo del marchio, apprezzata per il design deciso, la tecnologia di categoria superiore e la gamma arricchita da due inedite motorizzazioni ibride plug-in che sarà presto integrata da una versione 100% elettrica. Primo riconoscimento internazionale per l'ultima generazione delle berline Wagon 308 già scelte da oltre 30.000 clienti e punto di riferimento nel segmento C del mercato. A 5 anni dal lancio, Peugeot 3008, uno dei best seller del marchio del Leone, festeggia già il suo milionesimo esemplare prodotto, uscito dalle linee dello stabilimento di Sochaux. Grande successo di un modello dallo stile moderno e distintivo, equipaggiato con le più avanzate tecnologie in materia di connettività e assistenza alla guida, che in Italia ha conquistato 120.000 clienti ed è oggi il secondo SUV del suo segmento di mercato nel nostro paese. Anche in Europa, che rappresenta il 65% delle vendite, occupa il secondo posto di categoria e la diffusione a livello globale è particolarmente significativa in Turchia, Israele, Giappone ed Egitto. Peugeot 3008 incarna perfettamente il concetto di Power of Choice del brand, offrendo motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in a 2 e 4 ruote motrici, senza scendere a compromessi in fatto di stile, comfort, tecnologia e dinamica. Fino a 25 km e l'8% di autonomia in più nel ciclo WLTP è il risultato delle evoluzioni tecnologiche realizzate per il 2022 sulle versioni 100% elettriche di Peugeot 208 e SUV 2008, modelli di grande successo anche in Italia e già prodotti in oltre 90.000 esemplari. Equipaggiate con una batteria da 50 kWh e potenza di 100 kW, 136 cavalli, i due modelli a zero emissioni del marchio del Leone sono stati ottimizzati nel rendimento con l'adozione di pneumatici dalla minore resistenza al rotolamento e di un nuovo rapporto di riduzione del cambio per migliorare l'autonomia su ogni percorso. Una nuova pompa di calore accoppiata a un sensore di umidità nel parabrezza accresce inoltre l'efficienza energetica del riscaldamento e della climatizzazione dell'abitacolo. Con la vittoria dell'equipaggio Nucita Nucita al 12° Rally Liburna Terra, Peugeot ha conquistato il trofeo costruttori del campionato italiano Rally due ruote motrici. Un successo che segue quello del campionato piloti ottenuto dai due siciliani alla guida della Peugeot 208 Rally 4 ufficiale. La conferma ulteriore della superiorità della nuova vettura del Leone è perfetto coronamento di una stagione concentrata ma ricca di grandi soddisfazioni per tutto il team, come sempre supportato dalla FPF Sport, che ha visto ben 4 affermazioni su 5 gare disputate. Peugeot ha colto la grande opportunità delle NITTO ATP Finals di Torino per ribadire ancora una volta il suo impegno nel far evolvere la mobilità nella nuova strategica fase della transizione energetica. La Casa del Leone ha presidiato, nel corso della importante manifestazione tennistica internazionale, la centralissima Piazza San Carlo, esponendo la novità più attesa lanciata nel 2021, la Peugeot 308 Hybrid, affiancata dalla 508 Peugeot Sport Engineered, stato dell'arte delle neo-performance del marchio. Nel Pala Alpi Tour, gli ospiti del Lounge Peugeot hanno potuto incontrare i tanti campioni che si sono alternati sul campo, dallo sfortunato Matteo Berrettini al numero uno del mondo Novak Djokovic, entrambi ambassador del brand.